Bene signori, stamattina ci proviamo a Beccaccini nei pantani, nella speranza di volare pure qualche palmipede. Siamo in calibro 28, abbiamo cartucce con piombo in acciaio caricate da un amico. Speriamo di trovare qualcosa, anche perché credo che sia una delle ultime cacciate, visto il lockdown, la zona rossa fatta da Conte per le festività. Ci vediamo sul posto. Bianca, dai, vai Bianca. Vai. Le pavoncelle. Uvidíme, uvidíme. Pojď, pojď, uvidíme, pojď, pojď, pojď. On. Pojď, uvidíme. Hej, pojď, uvidíme. Pojď, uvidíme. Tu valu, dunne, uvidíme. Dunne, dlouho je. Dunne, amico. Non lo conosci, non l'hai visto mai. È vero, il Beccaccini non l'hai visto mai. Ma quanto è bello questo Beccaccini. Questi devi trovare. Andiamo. Oh, primo Beccaccini, l'abbiamo fatto. Seppur a fatica, Bianca ovviamente non riconosce. Andiamo. Basta. Un tordo senza che il cane l'abbia visto. Una volta che sono rari quest'anno ne approfitto per questo prelevo. Bel tordo. Andiamo Bianca. Guarda, ci sono beccaccini qua. C'è un po' di fango qua. C'è un po' di acqua. Poi entriamo nel fiume, dai Bianca! Bianca! Di fango e acqua, ma qua Beccaccini non ne vengono. Bianca! Net Bianca, Bianca. Mi ha fregato. Beccaccino mi ha fregato. Adesso che ritorna. Torna. Troppo lontano. Signori miei, chiudiamo con un beccaccino e un tordo. Peccato per l'altro beccaccino che ho padallato, poi sono andato a reinvolarlo di nuovo, però è volato lontano, ho messo solo una fucilata, nulla da fare. Stamattina altri 3-4 beccaccini sono volati lontani, non ho sperato. E in più ho volato due quaglie, ovviamente non ho sparato perché ormai siamo fuori periodo. E questo, saluta Bianca. Andiamo, per oggi basta, andiamo, basta.